Rammarico quello di non aver vinto una partita dove probabilmente meritavamo molto, perché i ragazzi sono stati veramente molto bravi, hanno giocato molto bene, abbiamo avuto tantissime palle gol, è stato bravissimo il portiere loro, quindi c'è questo rammarico di aver dominato una partita dove in pratica non c'è stata, quindi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, tranne che poi riuscire a concretizzare i più gol possibili. Adesso si può dire che la corsa verso la Lega Pro passi dal derby prossimo con la Isina? Sì, è un altro derby importante contro una squadra che ha perso domenica in maniera strana, penso, perché prendere 4 gol con la Mitternina senza nulla togliere la Mitternina, insomma, vuol dire che qualche errore probabilmente l'hanno fatto. E quindi troveremo una squadra motivata, poi un derby sentito, quindi dobbiamo essere molto molto bravi a non concedere niente. Insomma, 9 partite dalla fine, siamo davvero arrivati al momento clou. Stiamo arrivando al momento che conta, dobbiamo passare già da questa di Iesi, poi da lì cominciamo a pensare alle classifiche, tanto ormai dobbiamo prendere tutto come se fossero finali e pensare veramente a una finale, quindi preparare benissimo la settimana, cercando di curare i minimi particolari e sacrificarsi per queste ultime 9 partite. Anche se per opportunità il cambio dal 4-3-3 al 4-4-2 per il momento sta pagando. Sì. Ti dà la possibilità di giocare con 4 centrocampisti vecchi, con 2 esterni d'attacco vecchi, in più 2 attaccanti, di cui uno che è Pizzi, che in questo momento qua sta bene, quindi ti dà delle garanzie importanti.